E buonasera ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo secondo episodio della serie The Last of Us parte 2. Oh, scusate, ho messo un attimo in pausa perché ci perdiamo i dialoghi. Nello scorso episodio abbiamo iniziato questa avventura, abbiamo visto che Ellie adesso vive con Joel e con altre persone all'interno di una nuova comunità. E abbiamo anche introdotto un nuovo gruppo molto molto misterioso che a quanto pare vuole catturare qualcuno della nostra città, che perlomeno pensa faccia parte della nostra città. Ma adesso andiamo subito a continuare la nostra avventura. Dopo tutti quegli anni, Jesse è un grande e adulto. Per me sono una famiglia, ma tra noi non c'era niente. Ehi, com'è che non ne abbiamo mai parlato? Non lo so, forse mi sentivo... Anche Kat sembra un argomento tabù. Sì, perché in realtà non c'è molto da dire. Certo. Io ho sempre avuto l'impressione che non ti piacesse. A dire il vero non mi importa di lei. Ok. Ha talento come artista, eh? Comincia a piacermi persino il tatuaggio. No, troppo gentile. Ma non era la persona giusta per te. Interessante. Smettila. Ok. Qui appunto di Nelly stanno parlando, penso, dei loro ex. Jesse era il ragazzo che abbiamo incontrato prima, mentre questa Kat, a quanto pare, è l'autrice del famoso tatuaggio di Ellie. Ehi. Vuoi vedere una cosa spettacolare? Stai per indicarti la faccia? No, non così tanto spettacolare. Ah, cavolo. Andiamo, scema. Questa è una cosa che avrei fatto io. Mi ha fatto molto ridere. Panorama niente male, eh? Sì, mi piace. Questa zona ha i suoi vantaggi. Dove firmiamo? Dai, vieni. Vedete, comunque il rapporto fra queste due sembra agli inizi, nel senso che è ancora quel... Eugene. Giusto. Ah, Eugene. Faceva troppo ridere. Cioè già. È ancora quella fase in cui si punzecchiano un po', insomma, non c'è ancora un rapporto stabile. Ora dobbiamo anche vedere cosa aspettarci da questa pattuglia, perché da quello che ci hanno detto siamo andati a controllare una zona che era piena di infetti. Quindi non so qual è il nostro obiettivo, se cercare di ucciderli tutti, ma la vedo dura. Cos'era questo posto? Era una torre radio. Pure semplicemente monitorare il tutto. Qui dobbiamo firmare. Ah, qui ci stanno un sacco di firme fatte da Dina e da questo Eugene, che a quanto pare penso fosse un suo amico, un suo ex, non lo so. Quel paese è l'ultima tappa. Guarda. Un centro commerciale? Quello con il supermarket? No, il paese è dopo. Ecco il paese. Quello con la grossa torre? Sì, quello del prossimo avamposto. Torniamo ai cavalli. Quindi quello che volevo dire è che penso che tutte queste pattuglie, queste cose che stanno organizzando qui nell'accampamento siano appunto dovute al fatto che cercano di... Ah, mio Gigino ha fatto una brutta fine. No, di vecchiaia. Dopo una lunga vita. Scherzi, no? Sei troppo spericolata. Senti chi parla. Probabilmente morirai di ipotermia per aver usato scarpe di tela sulla neve. Oggi ho gli scarponi. E sai come finirai tu? No, indovino. Mi ucciderai tu? Ah, ti ho rovinato la gag? No. Forse. Fanculo. Scusa. Non,
queste case? Sembrano a posto, ma se vuoi, magari è rimasto qualcosa di utile. Questo in realtà sarebbe una buona cosa da fare, che penso vi risparmierò perché è lunga la faccenda, quindi ci vediamo direttamente dopo. Ok, ho esplorato un po' in giro, loro hanno chiacchierato un po' su cosa fanno stasera, parlando di film anni 80, ho trovato un... niente di che, un po' di munizioni, qualche roba collezionabile risalente a prima di tutto il disastro, e soprattutto gli integratori che servono per sbloccare poi le abilità, però non ne ho abbastanza. Comincia a fare freddo. Oh, calma. Sembra opera di un infetto. Quanti ne servono per sbranare un alce? Più di uno. Dove si sono nascosti? Cerchiamoli. A posto. Dobbiamo andare a uccidere gli infetti. Io qua ho pochi colpi di qualunque cosa. Quindi in realtà io penso che andrò di pistola. Non lo so. Merda. Li sento all'interno. Soprattutto, come entriamo noi? Li lasciamo entrare di qua. Ok, ok, questa è la nostra prima azione importante. Che vuoi fare? Dividi e conquista? Uno alla volta. Mi sembra un buon piano. Dina, di qua. Dividi e timpera, come dicevano i nostri amici romani. Questo sta girato, quindi lo possiamo uccidere da dietro. Vedete, Ellie per esempio, in confronto alla tipa di prima, che già non mi ricordo come si chiama, c'ha il coltello, quindi è molto avvantaggiata, soprattutto nelle uccisioni furtive. Io farei piano però, eh. Ecco appunto. Oh, e questa è una delle cose più belle di questo gioco, ovvero il grandissimo dubbio: bottiglia o mattone? Questa è una cosa che probabilmente in pochi capiranno. Ragazzi, chi ha giocato il primo episodio, commenti... porca puttana. Commenti qua sotto con team bottiglia o team mattone. Tu non mi hai visto, brava Dina. Diciamo che la componente survival di questo gioco si fa sentire, soprattutto all'inizio, poi ovviamente andando più avanti diventa tutto più facile, però la componente survival, quindi il discorso del costruirsi gli armamenti, trovare le munizioni, avere tutto limitato comunque, è una caratteristica che hanno sempre fatto molto bene, ragazzi, in Naughty Dog. Ellie, fammi salire, voglio dare un'occhiata. Ok, vai. Lì è crollato un pezzo di tetto. Vieni. Grazie. Guarda, visto? Ok, cerchiamo di arrivare lassù. Qui sotto. Io sapevo. Io ma perché hanno aggiunto questa cosa dello strisciare? Me lo spiegate? Che brutta idea, mamma mia. Tutto bene? Non striscerò mai più in questo gioco. Solo una botta. Cerca di morire di vecchiaia e non di infezione. Non mi va di spararti in testa, ok? Ci sto. Ah, però, quindi... questa, ragazzi, è un'ottima cosa che ci hanno detto, eh. Quindi, a quanto pare, Ellie ha tenuto nascosta la sua immunità. Perché se Dina gli ha detto di morire di vecchiaia e non di infezione, significa che o la sua immunità è andata scemando, diciamo, in qualche modo non è più immune, oppure non lo sa. Il che è una notizia non da poco. Qui ci sono spore. La maschera. Ecco. Vedete, come avevamo detto nel video leak, nel video in cui analizzavamo il trailer, appunto. Ricorda,
Non voglio doverti sparare in testa. Come sei dolce. Sembrerebbe che appunto Ellie tenga nascosta la sua immunità e non sappiamo per quale motivo. Sono qui da parecchio a giudicare dalle spore. Fa attenzione agli infetti anziani. Sì. Infetti anziani, come vi ho detto, sono quelli cui appunto il... Non lo so. Il virus, si è, il fungo si è espanso. Scendiamo al piano terra. E questi qua sono i clicker. Come vedete appunto, intanto qua ci consiglia di farli con il coltello. Come appunto vi dicevo prima, la componente del rumore è molto importante quando affrontiamo questi affari. Infatti avete visto che Dina ha aspettato fino all'ultimo per sparare, perché sapeva che appunto avrebbe attratto altri infetti. Con i clicker comunque possiamo stare abbastanza tranquilli, basta che ci muoviamo piano, perché appunto la luce non gli fa niente, dato che hanno il fungo in faccia. Ok, allora, qui abbiamo... Già è più complicata la situazione, perché quello è un runner. Eh sì, prima è runner, decisamente. Perché se i runner ci vedono mentre andiamo dai clicker è un casino. Ok, sono rimasti un clicker e un runner. Quello però se ci vede sono cazzi. Okay. Quindi andiamo dal clicker. Ok, ora siamo tranquilli. Quando i clicker se ne vanno, normalmente non... Il pericolo, diciamo che è scampato, perché i runner poi sono easy da fare, possiamo anche semplicemente picchiare. Sono tutti morti? Sì, pare. Sai che ti dico? Siamo delle grandi. Siamo, ho fatto tutto io. A posto, vai, usciamo. Non si apre. Ok, facciamo così. Prova a farmi salire da quel buco nel tetto. Ok. C'è un cavo! Perfetto. Dovrebbe reggere. Go with the cavo. Non ci ho preso mai. Qua giù. Il tempo sta peggiorando. Quanto siamo lontane dall'avamposto? È dopo la prossima città. La tempesta peggiore. Andiamo indietro? No, impossibile. Siamo quasi arrivate. Lo so, non ti fermare. Vale, di là l'abbiamo persa. Ho detto io questa tempesta. Cioè, ha pure coperto le tracce? Vabbè, allora di te. Dina! Ellie! Grazie a Dio! Forza! Di qua! Dove stiamo andando? Fidati di me! Finisce sempre male quando dicono così. Chiudo io.
eri stata qui? Ah, l'avevo visto solo da fuori. Ok, diamo un'occhiata in giro. Ci siamo chiusi in una biblioteca. Puoi rompere i vetri con mattoni e bottiglie. Ah, tipo questo. A posto. Cosa c'è? Tanti pezzetti. Magari ci fa potenziare qualcosa. Materiale elettronico. Deve essere di Eugene. Sicura? Già, chi altri smanetterebbe con questa roba? Ma perché me l'ha nascosto? Io so già che cosa c'è dietro, ragazzi. Era nelle luci. Insieme a Tommy. Questo, ragazzi, è il simbolo delle luci. Appunto, i ribelli di cui vi parlavo prima. Non lo sapevo. Già, sono finiti in un brutto giro. Per esempio? Una volta ha fatto saltare un presidio a Denver. Sono morti 3 soldati e 2 civili. Addio. Poi diceva di aver torturato un generale della Fedra insieme a Tommy. Però, non lo so, Tommy non mi sembra il tipo. Io non mi stupirei. Che vuoi dire? Lui e Joel hanno fatto di tutto per sopravvivere. Appunto, dicevo, questo gruppo delle luci comunque non è mai stato ben visto, perché in quanto gruppo rivoluzionario non ha proprio dei modi gentili, diciamo. Infatti la Fedra, che sarebbe l'istituzione del governo, questa organizzazione paramilitare, li considera dei terroristi, li chiama effettivamente terroristi. Oddio! Sono Tommy e Eugene. Sembrano due sbarbatelli. Qui c'è una lettera. Eugene, ti supplico che torna a casa, se le luci vogliono salvare il mondo che ci provino, che si occupano. Qui la figlia. Che roba. Appunto, è questo il discorso. Anche è per questo che Joel non si è mai interessato alle luci. Infatti ha portato Ellie alle luci perché la sua compagna, insomma, la ragazza con cui abitava, si era presa la briga di fare questa cosa. Poi però lei non ce l'ha fatta, non ci è arrivata. E Joel giustamente non poteva abbandonare una ragazzina in questo mondo. Ok, con tutte queste vitine che abbiamo trovato in giro possiamo andare a potenziare alcune cose. In particolare adesso possiamo andare a potenziare il caricatore, se non sbaglio. No, la cadenza di tiro e il rinculo di questa pistola. Io sarei per il rinculo perché è veramente troppo alto. La cadenza di tiro, tanto se non abbiamo i colpi ci facciamo poco. Ellie, guarda a terra. Qua sotto c'è altra roba. Come si scende? Non da qui. C'era un qualche passaggio segreto? Tipo qua? Anticiocco proprio. Cosa teneva qui sotto? È una specie di alcova. Per questo non te ne voleva parlare. Spero per lui che sia davvero un'alcova. Era sempre così solo. Oh mio Dio! È erba! Quintali di erba secca. Maria darebbe di matto se vedesse questo posto. Dove ha rimediato questa roba? Avrà impiegato una vita. Mi spiace che non me ne abbia parlato. Avremmo potuto aiutarlo. Dina, è un bong antigas. Ah, Gesù, era in gamba. Oh, che meraviglia. Sarà ancora buona? Perché l'erba va male?
Scopriamolo. Sempre in difficoltà. Ma ce la faccio. Cazzo. Dammi qua. Ah, certo, perché sei più forte. Ok, che... Già. Ma che cazzo ti salta in mente? Almeno l'ho aperto, no? L'odore è buono. Insomma, dobbiamo restare qui per un po'. Siamo intrappolate. Posso chiederti una cosa? Non lo so, tu prova. Su scala da 1 a 10. Dove 1 è assolutamente una schifezza. Mentre 10 è una folgorazione. Che voto daresti al nostro bacio di ieri sera? Perché ne stiamo ancora parlando se... L'hai definito un errore? Ho detto così? Io non ti capisco. Ti ho semplicemente chiesto un voto. Non lo so. Io gli darei un 6. Un 6? Wow. La sufficienza piena. Ok. C'era troppa gente intorno. Sì, ma 6. Oh, perché? Comunque adesso voglio sapere il tuo voto. Non ci sperare. Sei un tipo irritante. Ma senti chi parla. Mi fai venire voglia di uscire in quella tormenta. Nessuno te lo impedisce. Ok, ritorniamo da Abby. Ci stanno facendo ragazzi affezionare forse un po' troppo quelle due, eh? Dobbiamo anche capire questa dove vuole andare a parare. Ma quanti sono? Sono troppi. Sono troppi, frate. Aia, aia. Aia, aia. Fuggi, fuggi, frate, fuggi, frate. Sono veramente troppi. Non so dove andare. No, 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 raga, sono troppi. Sono decisamente troppi. Aiuto. Questa è una cosa che non avevano mai fatto nel gioco. Fuggire da un'orda così grande non l'avevo mai vista come cosa. No, vabbè. No, vabbè, raga. O magari ha detto una cazzata, però mi pare che non l'abbiano mai aggiunta come cosa. Ah, ah, fuggi. Io dovrei ancora avere il medikit di prima che non ho usato. Che brutta cosa.
po' ti sta bene però, perché tu vai a fare le spedizioni da sola, Di qua, vai, sali. Ah, oddio, dove vado? Ah, sì, di qua. No, c'era un medikit, cazzo. Faccio tempo a prenderlo? Sa di no. Porca miseria, che bruttissimo. E abbiamo scoperto dove volevano andare a parare. Dai cazzo Joe, è veloce. Questi, per chi non l'avesse capito, sono Joe e le Tommy. Le prime armi da mischia, un bel tubo da 5 colpi. Porca miseria. No, c'è. Dov'è il mio tubo? Mannaggia. Niente, non so che fine ha fatto il tubo. Come si fa? Ah, ok, con quadrato. Non mi ricordo. Il tubo, ovviamente, rispetto ai pugni, è molto più forte. Non sto nemmeno a dirlo. Quella porta non incanterà. Sbrigarci. Lassù la finestra! È la via d'uscita! Idee su come salire? Prendi! Vai, ragazza! Spingiamola sul carrello! Stanno entrando! Avvicino la cabina alla finestra! Voi due tenete lontano! Ok! Attenta! Sarà secco! Porca miseria, madonna, questi mi vengono da dietro, fanno una paura! Joey, gli spari? No, tranquilla, guardalo! Dai. Sto arrivando, stai calmo. Vi dicevo, la componente survival è dura, è dura. Però figata sta cosa. Veramente figa questa, come dire, stazione. No vabbè raga, che ansia. Ehi, hey, sono Tommy, lui è Joel. Come ti chiami? Abby. Abby, stai bene? Sì. Resistere, dobbiamo tornare. Non arriveremo mai a Jackson. Dobbiamo sbarrare la porta. Tommy, non possiamo stare qui! Ma i cavalli non reggeranno, no, fino a... No, i miei amici! Loro sono in una casa qui a nord. È recintata, il perimetro è fortificato. E dove sta Portman? Funzionerà. Io penso alla porta. Bene, tu vieni con me. Andiamo. Forza!
Questa invece? A 12 anni ho trovato uno skateboard. Oh. E ho provato a salirci. Così mi è schizzato via da sotto i piedi. Ma e questa cicatrice? Sono caduta sul coltello. Ok. La bruciatura. Me la sono fatta io. Perché? Per coprire un morso. Era qui. Un infetto mi ha attaccata a 14 anni. E indovina? Sorpresa. Sono immune, quindi è rimasta solo un'impronta di denti con grosse cisti e... Au! Fanculo! Cosa? Ehi! Io ti ho raccontato una storia vera. Guarda che anche la mia è una storia vera. Te lo do io un morso. Hai sentito? C'è qualcuno? Jesse? Fermo, aspetta lì, ok? Non che venire succede? Qui! Ma che... Non guardare, forza, girati! Non ci posso credere. Dovreste essere di pattuglia. C'è una tormenta là fuori. Quella è erba. Che ci fai qui? Gli altri contano su di voi, chiaro? È molto importante. Allora perché non sei all'avamposto? Perché Tommy e Joel sono scomparsi. Che vuoi dire? Li abbiamo aspettati un'ora. Cercavo i cavalli e ho visto le luci. Saranno tornati in città? Senza avvertire nessuno, è impossibile. Da quant'è che li stai cercando? Non molto. Ci dividiamo. Ognuno una direzione. Copriremo la zona in poche ore. Non potete andare da sole, è pericoloso. Appunto. Se sono nei guai... Ok, io vado a ovest, Dina prova a sud, tu cominci da est, ma usate la testa, ok? Ok. Grazie. Sì. Posso parlarti un attimo? Vuoi che togliamo le selle? No, non importa. Affronteremo la bufera. Togliamo il disturbo. Avete spazio? Asciugamani, roba così. Hai avuto fortuna. Non ne hai idea. Avete elettricità qua dentro? Dove cazzo sei stata? Ci sono dei pannelli solari. E questi chi sono? Da quant'è che siete qui? Da ieri. Ieri? Già. E che cosa ci fate qui? Siamo solo di passaggio. Voi due vivete in zona? Esatto, a 2 ore dalla collina. Dovreste venire con noi a fare scorte prima di partire. Ti ringrazio. Sono Mel, comunque. Tommy, mio fratello. Joel. È come se sapeste già di noi.
Perché è così. Nora, tutto bene? È andato. Mettetelo contro il vetro. Tommy! Lasciatemi! Lasciatemi! Puta madre. Joel Miller. Chi sei? Indovina. Che non mi fai il discorsetto che hai preparato e la facciamo finita. Mettigli un laccio. Forza. Allontanato. Che stupido, stupido vecchio. Me la prenderò comoda. Ma di che stiamo parlando? Ma che cosa è successo, raga? Abbiamo tanta di quella roba di cui parlare, ma lo faremo nel prossimo episodio, perché per questo è assolutamente sufficiente. Io non lo so, ragazzi, guardatevi assolutamente il prossimo episodio, perché qui stiamo spaccando tutto. Ma che succede? Quindi ragazzi, io direi che se questo video vi è piaciuto lasciate un like, commentate e condividetelo. Noi ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, prossimo episodio alle 20. Detto questo, ci vediamo. Ciao! Siamo la tua salvezza.